Globus Magazine. Siamo ancora qui nel bel mezzo dell'Avica Rock, al Parco Antonio Niante di Via Grande, e ci troviamo con la band di Melbourne, gli Sugar Fed Leopards. Why have you choose this name for your band? Because we're wild animals in the jungle who like a bit of sugar. Good answer. It's not difficult. Why have you chosen this name for your band? Because we are a very sweet group of animals. Yeah, that's true. This is your first time in Europe. What about your experience here in Italy, in Europe, and in Sicily overall? Viva Sicilia! Sì, the food, it's grand, people and places, I don't know. And the music, I'm distracted because of the music. This is our second time to Sicily. Second time? Second time to Sicily. The first time we came just for a holiday and we made friends and great connection. So it's very special for us to come back and play in Sicily. And what's your next city? Why are back to Melbourne. Oh, we are finished, but we hope to come back next spring. Well, can you say hi to Globus, all of you? Buonasera a tutti, Sara Russo di Globus Magazine. Ci troviamo ancora alla 17ª edizione dell'Avica Rock al Parco Antonio Niante di Via Grande e siamo con un gruppo ospite che ci ha fatto davvero vibrare, i Distortion Reverb. Come mai questo nome? Beh, Distortion Reverb, distorsione reverberata. Noi facciamo rockabilly anni 80 misto col punk roll californiano, perciò il reverbero ci sta nel rockabilly degli anni 50, reverberato in pratica ai tempi moderni, no? Cioè noi abbiamo trasformato il rock and roll degli anni 50 in tematiche moderne, praticamente il rockabilly degli anni 80. Abbiamo mischiato un po' le carte, ecco. E i vostri progetti futuri, imminenti, cosa avete? Cosa bolle in pentola? Un tour nel 2016 a partire da gennaio e un'uscita di un singolo dal titolo Good Boys, Bravi Ragazzi, dedicato proprio ai bravi ragazzi italoamericani degli anni 50 che non erano altro che tutt'altro che bravi ragazzi, erano gangster, no? Noi siamo amanti di questo genere musicale che è il rock and roll, il rockabilly, lo swing un po' datato degli anni 40, dei Jumping Jivers che erano i gangster dello swing, quelli con i cappelloni alla De Masche per intenderci, con la piuma eccetera. Facciamo questo genere, però non è detto che più là la formazione si allarga con fiati e tant'altro. Bellissimo. Allora noi vi auguriamo il bene e speriamo di sentirvi ancora dal vivo, ci avete davvero dato delle grandi emozioni. Ci salutate Globus? Globus, Zapata di Distortion Reverb, rock and roll, keep on rocking! Buonasera a tutti, Sara Russo di Globus Magazine e Globus Radio Station. Ci troviamo ancora al Parco Antonio Niante di Via Grande per il Avica Rock. E siamo con un gruppo ospite, i Mechanical Butterfly. Come mai vi chiamate così? Quindi, tutto è nato durante una mia composizione. Ho chiuso gli occhi, facevo un arpeggio di un brano che poi si trova nel primo nostro album. Chiudendo gli occhi ho visto questa metamorfosi di una farfalla. Vi giuro, non ero fatto di nulla, però ho visto questo. Mi ha dato il nome. E ci parlate? Allora, voi già suonate già da un pezzo. Da quanti anni? Quasi 10 anni, il progetto è nato nel 2006, insomma siamo nel 2015. E il tempo è passato, non ce ne siamo accorti, forse sì. Però ha avuto diverse evoluzioni. Prima è nato come progetto strumentale, poi sono inserita io con la voce. Nel frattempo diversi componenti si sono, diciamo, avvicendati. Però questa è la formazione più stabile, insomma, che abbiamo deciso di mantenere, con una chitarra e, insomma, basso, batteria, voce, tastiere. Prima avevamo 2 chitarre invece. Bellissimo. E i vostri progetti futuri?
Beh, è appena uscito il nostro full length a giugno con la Marrakesh Records, quindi stiamo tentando di pompare insomma il nostro lavoro più possibile. Abbiamo fatto un po' di serate qui e speriamo di poter avere l'occasione di andare anche un po' più lontano, magari fuori dalla Sicilia, insomma, anche tramite l'etichetta. Vediamo se c'è qualche opportunità più congrua, ecco, perché ovviamente è uno spostamento. E ovviamente anche la composizione di roba nuova, tra l'altro qua con Emanuele Gioele ancora ci stiamo sperimentando in questo, quindi insomma ne vedrete. Allora aspettiamo di ascoltarli qui sul palco dell'Avica Rock, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, salutate Globus per... ciao, grazie. Sara Russo di Globus Magazine, siamo ancora nel bel mezzo dell'Avica Rock a Via Grande al Parco Antonio Amiante e siamo qui con gli Archi Noè che ci diranno cos'è che in questo periodo hanno in pentola, quali sono i loro progetti, che cosa ci raccontate? Allora, il progetto proprio futuro, imminente, è quello di suonare qua all'Avica stasera, insomma, facciamo un po' ballare. Vabbè, poi noi abbiamo, è uscito da poco un nostro singolo che è Tutto l'oro del mondo, che anticipa quello che è poi il vero lavoro discografico che uscirà nei prossimi mesi, che è un disco, anticipiamo, che è composto da una decina di brani nuovi, inediti ovviamente, firmati Archi Noè, e che ci vedrà di nuovo ospiti nelle radio, nelle trasmissioni, nei festival, in giro un po' per tutta Italia, diciamo. Quindi verrete anche da noi a Globus Radio Station? Beh, questo sicuramente. Abbiamo alternative? No. No. E allora veniamo. Abbiamo anche il percussionista. Sì. Come ti trovi a lavorare con un grande come Francesco? Innanzitutto volevo spezzare la tensione perché sono troppo teso. Mi abbracci? Mi abbracciami tu. Grazie. È emozionato. No, sono emozionato, sì. No, Francesco è un artista a tutto tondo. È un grande artista. Mi trovo benissimo. E spero di continuare a lavorare sempre con lui e basta, punto it. E basta. Allora aspettiamo la vostra esibizione qui all'Avica Rock e vi aspettiamo a Globus Radio Station, grazie agli Archi Noè. Ci salutate Globus? Ciao Globus! Ciao ciao! Buonasera a tutti, Sara Russo di Globus Magazine e Globus Radio Station. Ci troviamo al Parco Antonio Aniante di Via Grande e siamo nel bel mezzo della terza serata dell'Avica Rock. Ci troviamo con i Fattori Recessivi, band vincitrice dell'anno scorso. Ragazzi, come mai vi chiamate così? Allora, noi ci chiamiamo così perché ai tempi della scuola media ci ha colpito la faccenda di, diciamo, le leggi di Mendel, appunto. E quindi sui fattori recessivi e fattori dominanti, tutto qua. Abbiamo deciso di chiamarci Fattori Recessivi. Questo non è attinente al nostro gruppo, al nostro stile. Fatto sta che ci piaceva il nome, l'abbiamo scelto, però ha un significato ben preciso. Fattori recessivi, fattori dominanti, fattori recessivi sono quelli nascosti. È un po', come posso dire, un po' ci... Come posso dire Osvaldo? Ci... Aiutalo! Non so cosa vuoi dire, diciamo è una sorta di attrazione che abbiamo avuto fra noi, comunque suoniamo insieme da un sacco di tempo. E appunto abbiamo iniziato alle scuole medie, abbiamo scelto di usare questo nome anche per rendere omaggio a una teoria che comunque con la musica sembra non cozzare, ma in realtà ha molto in comune con la musica e col rapporto umano. Voi l'anno scorso avete vinto il Avica Rock, cosa avete provato ad essere vincitori di un evento del genere? Beh, sicuramente è una grande emozione perché è un evento organizzato benissimo, poi a maggior ragione ci sono dirette televisive, interviste, ci troviamo a nostro agio perché comunque ci riteniamo molto rock, anzi forse anche fin troppo a volte. E i vostri progetti futuri, chi mi risponde? Vabbè, progetti futuri, intanto stiamo aspettando notizie da amici, abbiamo fatto un provino a Roma circa 2 settimane fa e quindi aspettiamo notizie innanzitutto da questo provino, poi abbiamo molti pezzi in cantiere quindi stiamo cercando di realizzare un eventuale terzo album e poi comunque vediamo cosa uscirà dopo questo eventuale terzo album. Grazie ragazzi, ci salutate Globus per favore? Ciao Globus!
Buonasera a tutti, Sara Russo di Globus Magazine e Globus Radio Station. Ci troviamo all'Avica Rocca, al Parco Antonio Niante di Via Grande, e siamo con le scimmie astronauta. Come mai questo nome, ragazzi? Ti piace? Bellissimo. È molto psichedelico. Sì. Questo nome è un riferito all'essere umano, un po' una metafora dell'essere umano che, insomma, ha raggiunto dei traguardi tecnologici veramente ragguardevoli, riesce ad esplorare lo spazio, riesce a visitare altri pianeti, pensa addirittura di colonizzare altri pianeti, ma non riesce a pensare a risolvere dei problemi di base che affliggono l'esistenza stessa dell'essere umano e che la rende comunque sia veramente poco agevole. Quindi c'è tanto sforzo da andare in avanti, ma allo stesso tempo si rimane radicati a quelli che sono i problemi fondamentalmente di base di tutti i giorni, che basterebbe veramente poca attenzione per riuscire a risolvere. Quindi è un po' una presa in giro, se vogliamo. Bellissimo, però fatta davvero bene e fa tanto riflettere tutto ciò. E i vostri progetti futuri quali saranno? I progetti sono innanzitutto di portare il nostro disco, che comunque è uscito da qualche mese, che si chiama Tieniti Forte, di portarlo in giro in Italia, in tournée. Quindi per prima cosa vogliamo, insomma, iniziare a farci conoscere per quello che siamo davvero, che è l'aspetto live fondamentalmente, che è quello che ci contraddistingue. Fra le altre cose vogliamo dirvi che stiamo presentando con questa tournée il nostro nuovo batterista, che è Fabrizio Trovato. Bellissimo, con questa camicetta a fiori, visto? È fighissimo. Sarà un'occasione, insomma, per presentarvi questo batterista bravissimo che sostituirà Luca Baiardi, che salutiamo e che purtroppo ha dovuto lasciarci per impegni. E vabbè, vuol dire che non è voluto salire sull'astronave per fare il cammino insieme a voi, però no. Magari dai, quei problemi della vita o quello scendere. Che sia, altri orizzonti magari. Ragazzi, noi vi auguriamo in bocca al lupo per tutto quello che verrà nel vostro futuro, per stasera. E ci salutate Globus, per favore. Buonasera Globus. Ciao Globus. Ciao Globus. Sara Russo per Globus Magazine e Globus Radio Station, dal Parco Antonio Aniante di Via Grande per il Lavica Rock, è tutto. Buonasera.